Non si può così, non si può. Non si può, non si può vedere il Milan che gioca per non prenderne 5. Non si può. Che non si tirino fuori scuse perché, no, ma il rigore non c'era, è vero. L'arbitraggio è merda, il rigore non c'era neanche il rosso, tutto quello che volete. Ma io non posso vedere la mia squadra che gioca per non prenderne 5. La mia squadra, che si chiama squadra con la S maiuscola, che in campionato dà l'anima ogni partita e cerchiamo di portare a casa sempre i 3 punti, sempre, qualunque cosa succeda, e ne vado fiero della mia squadra, di cosa fa in campionato. E abbiamo vinto un campionato l'anno scorso così, tutte le partite contro. E in Champions League no. Ci danno contro anche in Champions League. Diamo tutto anche in Champions League. Se no, non andremo mai da nessuna parte. Non si può vedere sull'1-0, sull'1-0, ok? In un uomo in meno che abbiamo provato a vincere, eravamo incazzati con l'arbitro, dovevamo andare a provare a pareggiare sta partita, abbiamo sbagliato il gol. Vabbè, abbiamo sbagliato il gol. Non hai tante occasioni, bisogna fare gol. Abbiamo sbagliato un gol. Bene, che cosa fa l'allenatore? Prendiamo un altro gol. Che cosa fa l'allenatore? Che cosa fa l'allenatore? Tira fuori Brahim Diaz, l'unico, uno dei due uomini, insieme a Leao che saltava l'uomo, e ti mette dentro Dest. Dest che dopo ha sbagliato un tiro, un'altra occasione per noi, chiara, invece di prendere la porta, l'ha sparata in curva, altro gol sbagliato, perché quello è un gol sbagliato, perché la porta la si deve prendere, occasione. E niente, il nostro allenatore ha giocato per non prenderne 5. Sei sotto 2-0 e tu, porca puttana, sei in uno di meno, non hai niente da perdere. Non mi interessa se prendi 5 gol, ok? Se perdi 5-6-0, tu prendi e butti dentro tutti e provi a vincere la partita perché tanto non hai niente da perdere. Cosa cambia perdere 1-0 o 5-0? Porca puttana. Siamo la AC Milan, si gioca sempre per vincere, porca troia, a qualunque costo. Perdiamo la partita 6-3. Ci abbiamo provato, almeno abbiamo buttato l'anima fino alla fine. Porca puttana, e non abbiamo niente da incriminare. Invece, secondo tempo che dovevamo avere le fiamme sotto al culo, niente, una merda. Abbiamo guardato il Chelsea che palleggiava perché non ne avevamo più. Non ne avevamo più di testa col nostro allenatore che fa i cambi. Fa i cambi per non prenderci altri 3-4 gol. Ma che roba è? Non si può. Il Milan, pensate che siamo diventati grandi facendo così? E soprattutto, vedere giocare 90 minuti Rade Krunic. Ma non vorrei tirare fuori sto Krunic? No, lui tira fuori Leao che ha fatto cagare, mettiamoci chiaro. Poco, come perché, cioè, poco oggi Leao, poco. Invece, Rade Krunic tutta la partita Rade Krunic. Tutta la partita ammonito, uno dei tanti ammoniti, Rade Krunic ha ammonito, ha fatto la cazzata, tutta la partita ha giocato. Dove cazzo vogliamo andare con Krunic? Con Krunic vinciamo la partita. O con Brahim Diaz. Forse la vinciamo. Con Brahim Diaz io ho un'occasione per vincere la partita. Con Rade Krunic no. No. Perché non è un giocatore che fa gol. Non è un giocatore porca di quella puttana che mi fa la differenza. Ma è proprio chiaro. Lampante. Mi tira fuori Brahim Diaz e mette dentro Sergiño Dest. Tira fuori un trequartista e mette dentro un terzino. Perché? Perché siamo espulso il difensore. Non mi frega niente di mettere il difensore. Espulso il difensore? Ci gioca uno in meno, giochiamo a tre dietro, buttiamo tutti davanti, la rischiamo, perdiamo 7-3. Ci abbiamo provato. Vai in figa tutti. Ci abbiamo provato e ho detto, cazzo, io ho provato a vincere la partita anche se non ce l'ho fatta. E male male magari ci gira bene e magari la pareggiamo o la ribaltiamo proprio. Invece no. Un tiro in porta di Origi. Un tiro in porta di Origi che ha giocato un quarto d'ora. Come si fa a far giocare Origi un quarto d'ora la partita? Come fa a incidere, a entrare nei meccanismi e far gol Origi? Si gioca un quarto d'ora a partita, porca di quella troia. Deluso dal mio allenatore e dall'atteggiamento della mia squadra che non ha provato, che ha mollato la mia squadra. Ben pochi hanno provato ad avere un po' di dignità. Sandro Tonali ha provato ad avere un po' di dignità. Fino alla fine ha preso anche giallo, non mi interessa. Ti stavano prendendo per il culo, io non mi faccio prendere per il culo, capito? Prendo anche giallo, diamo tutto. E invece qualcuno non ha dato tutto oggi. E mi sta sui coglioni, come il signor Theo Hernandez con la fascia al braccio, che pensa e sta là a protestare con l'arbitro, e il guardalinee, e l'avversario, e questo con la fascia del capitano. Altro che capitano, un leader di merda sei.
La fascia va data a Sandro Tonali. No, a Teo Hernandez. E con questo basta, perché sono stufo e mi fa soltanto girare i coglioni tutti quanti, cazzo.